Eccoci, bentrovati per una nuova puntata di Storia di Valore. Io sono Michela Di Michele del CSV Abruzzo. Con me oggi Nazareno Moreschi, vicepresidente dell'Associazione Forti e Gentili per l'Etiopia, ODV. Associazione con sede a Popoli, ma in realtà già, come si capisce dal nome internazionale, è una coincidenza che mi ha fatto riflettere. Di solito le condividiamo sempre quando ci sono. E che in questi giorni, per altri motivi, facevo una riflessione sul sorriso, cioè su quanto le persone lungimiranti o comunque che hanno un'impostazione, una visione, riescano a sorridere in una maniera diversa rispetto agli altri, e a dare con quel sorriso anche tanta forza di illuminare nel momento in cui un altro vede il buio oppure semplicemente non vede niente, no? E pensavo che le persone. Effettivamente, dico, questo tipo di caratura, anche personaggi, sai, se possiamo definire storici, che ho incontrato, li ricordo proprio per questa capacità di sorridere assolutamente fuori dal comune. E insomma, raccontandovi, cercando associazioni da raccontarvi, da farvi conoscere, in che cosa mi imbatto in un'associazione che si occupa esattamente di a gestire una cosa che si chiama, che vi racconteremo meglio, ma che si chiama Città dei Ragazzi Sorridenti. Allora, Nazareno, che cos'è la Città dei Ragazzi Sorridenti? Prima facciamo un passo in avanti e poi torniamo Allora, il indietro. villaggio dei ragazzi sorridenti si trova a Soddo, in Etiopia, ed è una piccola, grande realtà voluta da padre Marcello Signoretti, ormai 22 anni fa, e nella quale vengono accolti bambini e bambine di strada per consentire loro di avere una formazione e di essere integrati nella società, di avere un'istruzione adeguata e di poter giungere a, chiamiamolo così, riscattare la propria vita in un futuro migliore di quello nel quale purtroppo padre Marcello li trova quotidianamente. È una realtà che abbiamo conosciuto alcuni anni fa tramite una quella che noi consideriamo la nostra sorella maggiore, un'associazione che ha sede in Pesaro. Abbiamo voluto costituire una nostra associazione qui in Ecco, Abruzzo. esatto, questo volevo capire. Che cosa c'entra Popoli con Soddo? Quindi Allora, esattamente quello che stavi dicendo. quello che ha detto Michela prima sul sorriso mi fa sorridere perché a Popoli ci sono state due persone per diversi percorsi, hanno iniziato a fare opera di volontariato in Africa. Una è il nostro attuale presidente, Tommaso Cianchetta, che proprio adesso si trova lì a Soddo, è partito il 17 di marzo, vi saluta, Grazie. è contentissimo della nostra partecipazione oggi in questa trasmissione. E Per questa l'altra sera. è la nostra segretaria, Simona Santoro, che lei è andata volontaria in Africa, a Goma, tutt'altro territorio. Al ritorno hanno trovato in me una persona che era amico di entrambi, e io non sono mai stato in Africa finora. Parlando, ci siamo detti, ma forse abbiamo questa cosa in comune, vogliamo provare a fare qualcosa a costruire qualcosa nel nostro territorio. Poi una volta ci siamo organizzati e siamo nati da poco, compiremo 2 anni il 14 luglio del 2023, siamo nati il 14 luglio del 2021. Una data rivoluzionaria. Sì, Ci ho pensato anch'io. ma stiamo attenti. Ci ho pensato anch'io. Quindi niente, da lì è partito tutto. Tommaso aveva già dei contatti molto stretti con la realtà di padre Marcello Signoretti ed è stato automatico voler indirizzare la nostra azione, le nostre iniziative in favore di questi ragazzi.
Posso fare una domanda un po' provocatoria? Allora, spesso quando, insomma, di fronte a certe attività di volontariato che si occupano dell'estero, che si occupano, si incontra un po' di resistenza e di solito l'argomentazione principale è ma c'è tanto da fare anche qua, no? E invece non voglio considerare questo tipo di osservazione, però perché, ecco, occuparsi proprio dell'Etiopia? È abbastanza semplice dire che, come dicevo prima, essendosi incontrati queste sensibilità rispetto a quelle realtà, ci è venuto spontaneo indirizzare la nostra azione lì. Però a questo voglio aggiungere una considerazione di carattere personale che mi viene dai racconti di Tommaso, dai racconti di Simone, dai racconti di Padre Marcello e di tutti coloro che si recano in Etiopia. Per quanto possiamo considerare le necessità che possono esserci in una nazione che è la settima potenza mondiale, come siamo noi, la povertà estrema riscontrabile in quelle realtà non è paragonabile. E con i pochi strumenti a nostra disposizione, perché siamo una realtà piccolissima, veramente riusciamo a fare tanto. Vi faccio un esempio piccolissimo, due esempi. Il primo, Padre Marcello si sta occupando, tra le altre cose, della ristrutturazione di alcune scuole fuori dal villaggio dei ragazzi sordi-udenti, nella regione del Volaita dove insiste Soddo, con 500 euro riusciamo a ristrutturare ed arredare completamente un'aula scolastica di 25-30 ragazzi. Padre Marcello si occupa anche di aiutare nelle calamità, siccità o piogge violente che colpiscono i villaggi d'intorno. Per esempio, la perdita di un animale per una famiglia significa la povertà estrema. Con 30 euro si compra una capra con la quale si riesce a soddisfare le necessità di un'intera famiglia per l'intero anno, quantomeno a provare a vivere dignitosamente. Quello che E voi dicevo. riuscite a fare molto. Scusa, poi su questo ci torniamo, su quello che riuscite a fare anche grazie poi al riscontro che avete trovato sul territorio. Sì. Perdonami, dicevi, per chiudere la risposta di prima. No, dicevo, tu hai ragione, ma io non credo che essere orientati in quella direzione possa significare una mancanza di attenzione rispetto alle necessità che ci sono qui da noi. Io penso che è una cosa banale. Qualcuno ha detto che l'amore c'è una matematica strana che più si divide e più si moltiplica, e quindi penso che anche in questo caso possa essere applicata questa matematica dell'amore particolare. E tu perché lo fai? Perché ti impegni? In fondo. Io mi impegno perché nella mia formazione ha avuto un ruolo importante un sacerdote che tutti quanti amano, alcuni non tanto in realtà, che è Don Lorenzo Milani. Diciamo che la maggior parte non tanto, nel senso. È stato sicuramente un personaggio scomodo, mi piace pensare che lui ti avrebbe risposto così. Sì, infatti penso che non so neanche se sarebbe stato contento di queste cose, però quando lui dice che i confini non sono quelli tra le nazioni, ma sono quelli tra poveri e ricchi. Io ci credo, per cui per me dare una mano a chi si trova in difficoltà vale indipendentemente dal luogo in cui ci si trova. E avendo avuto questa possibilità, avendo intravisto delle opportunità di esempio, ma non perché noi dobbiamo essere esempio, perché possiamo dare alle nuove generazioni l'opportunità di poter dare una mano, e vedo che abbiamo un buon riscontro anche in questo. Io penso che sia doveroso per chi ha qualche possibilità
impegnarsi in questo senso. Al di là del tempo e poi delle giustificazioni che ognuno si trova per impegnarsi diversamente, però il punto è che se c'è una convinzione alla base, poi l'organizzazione viene di conseguenza, no? Allora, ci fermiamo un attimo, ci ascoltiamo Un giorno di Guccini e ci ritroviamo qui tra qualche minuto, pochissimo. Ti svegli stupita e di colpo ti accorgi che non sono più quei fantastici giorni all'asilo, i giochi di amici, e se ti guardi attorno non scorgi le cose consuete ma un vago indistinto profilo. E un giorno cammini per strada e ad un tratto comprendi, sei la stessa che andava al mattino alla scuola. Il mondo là fuori ti aspetta e tu quasi ti arrendi, capendo che a battito è l'età che si invola. E tuo padre ti sembra più vecchio e ogni giorno si fa più lontano. Non racconta più favole ormai, non ti prende per mano. Sembra che non capisca i tuoi sogni, sempre tesi fra realtà e sperare, e sospesi fra voglie alternate di andare e restare, di andare e restare. Pensi alla casa e non è più la stessa, in cui lento il tempo sciupavi quando eri bambina, in cui ogni oggetto era un simbolo ed una promessa di cose incredibili e di caffè e latte in cucina. E la stanza coi poster sul muro e di dischi graffiati, persi in mezzo ai tuoi libri e regali che neanche ricordi, sembra quasi racconto di tanti momenti passati, come il piano studiato e lasciato anni fa su due accordi. E tuo padre ti sembra annoiato e ogni volta si fa più distratto, non inventa più giochi e con te sta perdendo il contatto. Tua madre lontana e presente, qui quei sogni da fare e da dire, ma può darsi non riesca a sapere che sogni gestire, che sogni gestire. Eccoci, riprendiamo. Storia di valore con Nazareno Moretti di Forti e Gentili per l'Etiopia. ODV si parlava di perché lo fai, di perché fai volontariato. E invece questo ci porta, ti volevo chiedere su un altro argomento, cioè sulla professionalità che serve. Si fa volontariato, si comincia perché ognuno ha le sue motivazioni, possono essere motivazioni culturali come quelle che ci ricordavi tu, possono essere motivazioni personali, contingenti. E però poi quando si comincia a fare volontariato bisogna gestire un'associazione, bisogna gestire degli eventi, bisogna gestire degli obiettivi, rendere conto, eccetera. Secondo te c'è bisogno di professionalità anche in questo? Si acquisisce? Che cosa hai notato tu? Comincia cimentando. Allora, l'associazione è nata 2 anni fa, abbiamo detto, il 14 luglio del 2021. Non so se prima sicuramente avrei avuto, come mi accennavi prima dell'intervista, altre esperienze di volontariato, però che cosa stai vedendo? Ecco, ci sono delle professionalità che vengono richieste? C'è bisogno di professionalità e di competenza per fare il volontario? No, direi che non c'è bisogno di particolari competenze. Però non si può improvvisare. Okay. C'è sicuramente bisogno di un'attività
propedeutica di preparazione, quantomeno all'impostazione di tutti gli aspetti burocratici e di gestione amministrativa, cioè una minima conoscenza di come si fa un bilancio o di come ci si muove nei meandri della burocrazia per potersi organizzare in associazione, per poter magari accedere a finanziamenti, iscriversi nel registro unico del terzo settore, tutta una serie di adempimenti per i quali è importante organizzarsi, ed è importante, e non è per piaggeria, avere dei punti di riferimento come il CSV, un grossissimo aiuto, ma veramente enorme, sia nell'impostazione del nostro statuto, sia nell'impostazione della tutte le i passaggi burocratici propedeutici all'iscrizione nel registro nazionale. Diciamo che poi nella gestione ordinaria è un po' più semplice, però in quella fase di partenza è necessario non improvvisare, ecco. Allora, prima dicevamo invece dell'aiuto che si può dare con poco. Voi siete un'associazione piccola, però riuscite ad ottenere un buon riscontro sul territorio, mi dicevi. Allora, sì, E noi quindi, scusa, ad ottenere un buon riscontro e quindi a creare anche, ad ottenere le risorse che poi vi permettono di fare tanto in Etiopia. come dicevo prima, uno dei motivi per il quale abbiamo deciso di costituirci un'associazione qui, nell'Abruzzo interno, è proprio perché ritenevamo e pensavo di aver cominciato a vincere la scommessa, perché c'è ancora molto lavoro da fare, che un radicamento nel territorio fosse una garanzia nei confronti delle persone che volessero donare un po' delle proprie risorse per aiutare questi nostri piccoli fratelli etiope. E come dicevo, mi sembra che stia funzionando. Il Covid un po' ci ha tagliato le gambe, però nonostante questo siamo riusciti ad organizzare degli eventi di beneficenza con un buon riscontro. Noi siamo a Popoli, un paese di poco meno di 5.000 abitanti, e le nostre cene di beneficenza superiamo le 100 persone, a volte arriviamo anche 140-160 persone. Un ottimo riscontro. Direi proprio di sì. Stessa cosa per altri eventi di beneficenza che possono essere spettacoli teatrali o musicali. Poi abbiamo organizzato una capillare distribuzione di boccioni per la raccolta dei tappi di plastica, che poi convertiamo in denaro tramite il riciclaggio dello stesso. Quindi diciamo anche un circolo virtuoso rispetto alla salvaguardia Che è dell'ambiente. una prassi che crea dipendenza, perché tutti quelli che lo fanno poi non riescono più a smettere, sono tipicamente le persone che vedete a girarsi per i tavoli dei ristoranti a stappare le bottiglie lasciate dagli altri per raccogliere i tappi. Ma ci spieghi il flusso dei tappi, per favore, come funziona? Raccogliete i tappi? Raccogliamo i tappi, poi ci sono dei volontari che non sono soci dell'associazione, anzi delle volontarie che non sono soci dell'associazione, ma sono di una importanza determinante, Claudia e Miriana, che voglio ringraziare qui, che si occupano dello stoccaggio dei tappi in capannoni di loro proprietà dalle parti di San Giovanni Teatino, e poi quando i capannoni sono abbastanza pieni li trasportano azienda di riciclaggio che onestamente non so neanche dove si trovi, so delle parti di Lanciano, però non so neanche dove si trovi. Anche lì è un lavoro abbastanza pesante, perché non è che si hanno grosse cifre, però ha una duplice importanza: quella economica, che non è secondaria, e quello di far conoscere l'associazione anche con uno strumento un po' particolare, ecco. Per conoscere l'associazione voi utilizzate appunto varie le cene, gli spettacoli. C'è qualcuno che vi ha contattati perché vi ha trovati in qualche posto particolare oppure
per le adozioni, perché mi spiegavi che è possibile attraverso la vostra Sì. associazione adottare a distanza, perché i Allora, noi. ragazzi della città o del villaggio dei ragazzi sapienti in realtà tende o comunque è pensato per mantenere i ragazzi, le persone, le ragazze nel loro territorio, quindi no, Sì, questo è senza importante. creare ulteriori Questo è rotture. importante, sì, questa cosa è importante. Posso approfittare per dire che abbiamo una pagina Facebook Allora sì, io dove. quello di solito dico in chiusura, ma Ah, dillo anche scusa. perché ci siamo ormai, mancano pochissimi minuti, quindi i vostri contatti, certo, dilli, dilli. Sì, vabbè, a parte i contatti personali, abbiamo una pagina Facebook che si chiama proprio Forti e Gentili per l'Etiopia, dove raccontiamo quello che facciamo. L'ultima cosa che è stata fatta, una giovane signora popolese ha compiuto 100 anni in occasione del suo compleanno del centenario, ha chiesto, anziché di ricevere regali, che venissero fatte delle donazioni in favore della nostra associazione. E il Dai. risultato è stato fantastico, veramente fantastico, sia per la partecipazione, perché poi abbiamo avuto anche l'occasione di presentare la nostra associazione ai presenti, e sia anche per il riscontro economico, che non è proprio poco, 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 anzi. Ma fantastica, si stavo leggendo la storia adesso mentre parlavamo. È Sì, stata un'idea originale, sicuramente. ci sono state Bello. anche altre occasioni, matrimoni nei quali non sono state chieste, non sono state fatte le bomboniere e sono stata fatta la donazione a noi, o anniversari di matrimonio ugualmente. E stiamo cercando, cioè si sta diffondendo la voce e si sta creando questo circolo virtuoso anche grazie alla fantasia delle persone che ci danno una mano. Bellissimo. Bene, Antonio, io ti ringrazio per averci raccontato la storia della vostra associazione, di aver illuminato un pezzettino di popoli e del territorio dell'entroterra pescarese, perché quello che diciamo sempre è che a volte ci sono storie di grandissimo valore accanto a noi, ma non le conosciamo. Quindi ti ringrazio, vi auguro buon lavoro e ci aggiorniamo per i prossimi appuntamenti. Teneteci aggiornati e saremo lieti di riospitarvi in radio, soprattutto quando il presidente tornerà dall'Etiopia. Sarà nostra cura e nostra gioia poterlo fare. Vi aspettiamo. Grazie, grazie a Grazie a tutti gli voi, grazie a voi. ascoltatori. Un saluto a tutti coloro che ci ascoltano, grazie.